La zambogna è strumento musicale della tradizione salernitana. Sì, in effetti oggi c'è l'occasione per presentare alla stampa il volume degli atti realizzata, la giornata di studi realizzata il 15 novembre, appunto su un progetto abbastanza ambizioso della sovrintendenza, del settore demo-etno-antropologico a cui afferisco come responsabile, un progetto di ricerca che ha visto tentare una prima ricognizione sul territorio in provincia di Salerno di musicisti, quindi zampognari e tradizioni musicali. Un territorio, quello della provincia di Salerno, che come ben sappiamo ha una sua consistenza appunto sull'attività musicale degli zampognari, sia sul versante cilentano, diciamo, e sia sul versante costiera amalfitana, in alcune zone quali Scala, quali Pontemeo, con alcuni rappresentanti. Pontemeo, una famiglia di zampognari, i di Lieto esistenti, una frazione di minori esistenti sin dalla fine del Settecento, poi gruppi musicali a minori, Sinfonia e l'altro gruppo a Scala, con Matteo Esposito, e poi tutto il versante salernitano dell'Alta Valle del Sele, quindi della Tanagro, credo, scusa, del Calore, quindi con sacche importanti a Polla, a Padula e insomma in varie Colliano e così via. Quindi è un'occasione questa per fare il punto della situazione e riordinare un po', diciamo, tutto un principio di ricerca, di progetto appunto su questa attività. Lunedì la presentazione alla Fondazione Menna, chi ci sarà? Allora, lunedì ci saranno è una giornata che è alle 6 del pomeriggio, alle 18, ed è moderata una presentazione che ci sarà José Lia che presenterà, e poi vari esponenti, alcuni relatori come Vincenzo Esposito, Ciro Caliendo, ma poi avremo anche il professore Ugo Uoso dell'Università di Salerno, e poi avremo Gianluca Zammarelli, Zampognaro, e poi Attilio Bonadies, che diciamo Attilio Bonadies, mentre Gianluca Zammarelli è uno zampognaro, quindi un teorico, uno studioso, è anche un suonatore, musicista, quindi conoscitore. Attilio Bonadies, per esempio, evidenzierà questo particolare aspetto, che è un'altra fonte di ricerca per la sovrintendenza, qual è l'attività sul territorio negli anni 70 del teatro gruppo, che hanno fatto della loro ricerca musicale, quindi sui territori salernitani e irpini, quindi della tradizione musicale e strumentale, uno dei loro, insomma, sia stato uno dei momenti più efficaci del loro lavoro di ricerca. E quindi cogliamo anche l'occasione per evidenziare questo aspetto.